Con la tua ricerca, che cosa hai osservato sul mondo del lavoro in genere, delle associazioni, dei movimenti, della lotta in questo No, c'è un paese? grande rinnovamento delle categorie politiche, delle basi su cui ci si mobilita, su cui le persone si muovono, che sono diverse da quelle di 30 anni fa. Le culture politiche anche espresse dai movimenti cambiano. Ti dicevo prima, per esempio, la differenza destra-sinistra è poco percepita anche dentro i movimenti. Insomma, le cose su cui è cresciuta la politica della sinistra sono meno percepite, e probabilmente il tema di oggi è uno dei motivi per cui sono meno percepite, perché la crisi del movimento dei lavoratori e quindi anche delle categorie su cui questo movimento si è eretto per 100 e passa anni, e anche le motivazioni su cui le persone si mobilitano, molto di meno su questioni di ordine generale, culturale, molto di più su questioni immediate che riguardano la vita di tutti i giorni. Cioè, i movimenti che crescono di più, per esempio, sono quelli locali, di proteste locali contro grandi opere. Sono anche probabilmente gli unici che vincono, che ogni tanto portano a casa un risultato. E lì appunto è la questione che ti viene dentro casa, e tu ti mobiliti perché ti tocca da cima a fondo e riguarda l'insieme della tua vita. Più difficilmente invece una grande mobilitazione, una mobilitazione forte, parte da questioni di ordine generale, ma sempre di più da questioni di ordine locale o settoriale, che riguardano insomma la vita delle persone proprio nella sua concretezza. Perché essendosi indebolite le categorie generali di lettura della realtà, è anche più difficile che le persone si mobilitino su quelle basi. Poi una cosa interessante è che piano piano succede che a volte, a partire da queste questioni molto immediate, locali e settoriali, i soggetti collettivi ricomincino anche a costruire delle forme di cultura politica nuova, innovativa. E la sfida di cui parlavamo anche stamattina, anche rispetto al lavoro, è come legare i principi classici di questa parte politica, di questa parte della società, con le culture politiche, le mentalità, le sensibilità che avanzano. Quindi questo è un pochino, perché non è che le due cose si debbano per forza escludere, ma chiaramente inventarsi adesso un modello che possa reggere in questo tempo significa anche raccogliere tutto quello che di nuovo e anche di distruttivo rispetto alle culture politiche tradizionali sta emergendo. Ecco, secondo te, dal tuo punto di vista, al di là dell'ignoranza diffusa che c'è in Italia sulla Costituzione, quindi sui nostri diritti, quali sono le cause di questo scollamento tra le istituzioni, coloro che organizzavano la vita politica, sindacale, quindi il dialogo tra le parti sociali in questo paese e il popolo? Secondo te, ci sono delle ragioni e quali sono queste ragioni di questo scollamento, No, di questa confusione? Perché anche come le al parole hanno solito questi perso. fenomeni grossi riguardano tutte le sfere, quindi ci sono ragioni economiche, culturali, politiche, ideologiche che riguardano la sfera dell'informazione. Come al solito è tutto l'insieme che è andato in una certa direzione, e secondo me, visto che è tutto l'insieme, qualsiasi tentativo di reagire deve riprendere tutto l'insieme. Cioè non si può agire in una sfera sola, che può essere quella della rivendicazione economica, piuttosto che nella sfera culturale, piuttosto che in quella dell'informazione. Bisogna ricominciare a provare ad essere presenti in tutti questi terreni, innovando sia le forme dell'azione politica, sia i contenuti dell'azione politica, sia la propaganda, diciamo così, le parole d'ordine, il modo di cercare di arrivare. Perché se si fa un pezzo solo, secondo me non funziona più, visto che gli altri, diciamo, gli avversari, li fanno tutti questi pezzi, hanno anche ogni tanto dei punti di debolezza, ogni tanto ci sono delle cose che succedono e che funzionano da parte nostra. Voglio dire, adesso, per fare un esempio più recente, a Messina la vittoria di un sindaco come Acorinti è comunque un fatto piuttosto straordinario. Quando le cose ci riescono, bisogna analizzare come mai è riuscita, che cosa si è fatto perché riuscisse, in che modo quel contesto può essere in qualche modo esportato o allargato a una dimensione più larga. Quindi è non fermarsi, però usare la fantasia. È il momento della fantasia, secondo me, in cui anche avere il coraggio di innovarsi, tenendo fede però a tutti i principi, cioè le cose secondo me non si escludono più come un tema. Per esempio, un'esclusione classica è quella tra organizzazione e spontaneità, tra mobilitazione dal basso e organizzazione. Non sono cose che si possono più escludere, cioè la crisi delle organizzazioni classiche non ci deve portare ad andare di riflesso nella direzione opposta, per cui basta che ognuno sia libero di muoversi quando vuole e tutto migliora. Sono dei principi in parte opposti che però bisogna sempre di più tenere insieme. È così sulle culture politiche, i principi tradizionali di cui abbiamo parlato oggi, lotta di classe, non vanno buttati a mare, vanno legati con fenomeni contemporanei, dargli anche delle nuove parole, un nuovo linguaggio, legarli di più alla realtà contemporanea. Grazie.